nonostante la giornata avversa che abbiamo avuto, fortunatamente la pioggia ha smesso verso le 7:30 di questa sera, la gente ha cominciato ad arrivare e adesso vedete che comunque di gente ce n'è tantissima. E quindi un successo in ogni caso e comunque siamo felicissimi lo stesso. Tra un po' partiremo, abbiamo aspettato le ultime iscrizioni, partiremo con 10 minuti di ritardo appunto perché c'è ancora gente che si stanno iscrivendo. Comunque contenti perché abbiamo tantissima gente stasera, malgrado tutto. Speriamo che arrivi tanta gente. Questa sera qua con i palloncini? Perché faccio il pacemaker dei ragazzini, che sono tutti più veloci di me, però faccio pacemaker, se no arrivano troppo presto e... Anche il cane in corsa questa sera? Certo, certamente sì. È allena? Con me a macchia. Bello! Sì, sì, sì. Abbiamo cominciato a correre insieme, adesso continuiamo, anche qua, certo. Cosa vuoi dire? Come mai qua questa sera? Vado a fare due passi. Vi state preparando per cosa? Per la 10 km. E a cosa serve? A tenermi in allenamento per le mezze maratone. Ma però c'è anche qualcos'altro sotto. Certo, la beneficenza. Quella è sempre bene farla. Qualsiasi occasione. E i colori cosa c'entrano? I colori, il segno di pace, può essere, no? Viva i colori, evviva! Sì, di qua, di qua! Baby, you're special, but there's something not quite right. Abbiamo portato Serena, speravamo che non piovesse e questo è successo. Anche loro, che sono una famiglia completa. È vero, una famiglia al completo? Sì, ci proviamo, dai, primo anno. Anche se penso che pioverà qua. Però non importa, noi altri siamo tosti e ce la facciamo lo stesso. Siamo qua appunto per una buona azione. Siamo tutti amici, sì, siamo qui a divertirci e per questa manifestazione di beneficenza che è sempre bene, insomma. Ed è bella partenza. E via, stiamo aspettando il countdown. La nostra associazione è stata invitata a partecipare a questa gara colorata. Siccome i clown sono colore, sorriso e divertimento, abbiamo accettato entusiasti di venire a colorare tutta la gente con tantissimi colori. Per farci conoscere e per portare un sorriso anche in una giornata di pioggia. E soprattutto il ricavato, visto la grande partecipazione, andrà alla Fondazione Città della Speranza e anche al reparto pediatria, dove noi portiamo il nostro servizio settimanalmente. È stata bravissima, ha detto tutto giustissimo, è proprio così.